Buongiorno, e da questo posto perfetto ti parlo dei 101 modi per trovare te, lo Zen. 101 storie Zen a cura di Neogen Senzaki e Paul Resp. E mi ha particolarmente colpito la storia numero 26, dialogo commerciale per avere alloggio. Qualunque monaco girovago può fermarsi in un tempio Zen a patto che sostenga coi preti del posto una discussione sul buddismo e ne esca vittorioso. Se invece perde, deve andarsene via. È incredibile come alcuni pensano magari di no, ma la contrattazione fa parte della nostra quotidianità. E lascio a te scoprire invece da quale di queste 101 storie deriva questa frase che mi ha colpito più di tutti. Buddha disse: io considero la posizione dei re e dei governanti come quella dei granelli di polvere. Ci vediamo giovedì nella mia rubrica Sai cosa leggi.